Io sono qua per recarvi un pochino di conforto, ma voglio dirvi, guardandovi uno per uno in faccia, siete dei disperati, si vede. Si vede, guardandovi, uno dice non vinceranno mai contro i grandi poteri, contro i miliardi di euro, contro le multinazionali, non vinceranno mai. Questa è pazzia di massa, siete tutti matti. In nome di Dio siete voi altri la realtà, noi siamo le illusioni. Quindi spegnete i vostri televisori, spegneteli ora, spegneteli immediatamente, spegneteli e lasciateli spenti, spegnete i televisori proprio a metà della frase che vi sto dicendo adesso, spegneteli subito! Tutto ciò che non riuscite a filmare col vostro telefonino o con una webcamera, tutto ciò che non registrate, non filmate, non esiste! La nostra lotta è rendere pubblico quello che succede, i dati, le situazioni, le vostre situazioni! Caga, no, non è vero che nessuno, perché la rete oggi, è con voi. Oggi la rete è con voi. Sì, chi? Bene, bene, bene. Non ne abbiamo. Fermi. Voi siete ottimisti. C'è la televisione, ma quello che passerà dalla televisione non è niente di questa manifestazione qua. Lo capite? Quindi noi o con la televisione o senza la televisione. Abbiamo qualcosa di più della televisione, abbiamo la rete, siete voi l'informazione, un vostro video, una vostra registrazione, la passiamo. Noi commerciamo illusioni, niente di tutto questo è vero, ma voi tutti ve ne state seduti là, giorno dopo giorno, notte dopo notte, di ogni età, razza, fede, conoscete soltanto noi. Già cominciate a credere alle illusioni che fabbrichiamo qui. Cominciate a credere che la TV è la realtà e che le vostre vite sono irreali. Voi fate tutto quello che la TV vi dice. Vi vestite come in TV, mangiate come in TV, tirate su bambini come in TV, persino pensate come in TV. Beh, vi dico in verità, vi dico. Questo l'ha detto qualcun altro. Vi dico che i grandi cambiamenti l'hanno fatte sempre poche persone. Io non vi lascerò tranquilli. Io voglio che voi vi incazziate. Noi non diciamo no. Noi diciamo che vanno ripristinate le ferrovie normali, le grandi opere. Le grandi opere sono nella testa di malati di mente di 70 anni che vogliono progettare un futuro. E loro non vedranno mai. Io voglio che ora voi vi alziate. Voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Voglio che vi alziate proprio adesso. E andiate alla finestra e l'apriate. E vi affacciate tutti ed urliate, sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Io non voglio essere veloce, io sto fermo, viaggiano le mie informazioni, ma Dio mio, far viaggiare le merci, si fanno viaggiare le idee, non le merci. La nostra zona, fratelli, il nostro lercio piccolo pezzo di terra. Fratelli, la nostra zona ci spetta di diritto, perché è soltanto nostra. Però Cristoforo Colombo, quando è andato e ha scoperto l'America, non è tornato con i pomodori, ha caricato le caravelle e ha cominciato a mandare caravelle che arrivavano piene di pomodori qua. Ma Colombo non ha preso i pomodori e li ha messi nelle caravelle. Sulle caravelle ci ha messo i semi dei pomodori, l'informazione del pomodoro. E i pomodori li coltiviamo qui, senza italiani. Le sovvenzioni non farebbero niente. Quando la Marcegaglia dice che vogliono, che sono ragazzi, ha detto sono 30 miliardi di euro, perché non dice un'altra cosa? Metteteceli voi industriali della Confindustria i 30 miliardi di euro. Noi siamo la Bad Italy. La Bad Italy significa la cattiva Italia. E più ci trattano così, più diventeremo cattivi! Bravo! Grillo, presidente! Chiamparino fa dei discorsi con la Bresso che io mi devo prendere delle sostanze.
sostanze allucinogene per sentirlo, se no non riesco. E allora dice, come mai, se 100 anni fa ci fossero state gente come voi, non avremmo avuto il free juice, non avremmo... 100 anni fa! 100 anni fa non c'era una classe politica che rubava su qualsiasi cosa! Sono incazzata nera e tutto questo non accetterò! La televisione, l'ho visto in televisione, non c'è più la televisione! La televisione siete voi con una macchinetta in tasca! Non c'è più la televisione! Siete voi gli artefici dell'informazione! La TV è la più spaventosa, maledettissima forza di questo mondo senza Dio! Non dobbiamo aspettare dei media che mediano! Noi non abbiamo bisogno di mediare nulla! La verità non si media! La più efficiente macchina per una propaganda fasulla e vuota! Voi siete un esempio straordinario! Quindi bisogna andare avanti così, ma farla con intelligenza, allegria, tecnologia e soprattutto idee di comunicazione. Tutto ciò che non comunicate non esiste. Bugia lei!